Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. La conferenza dei sindaci che si è riunita nel pomeriggio di oggi a Ragusa per esprimere un parere sulla programmazione e sulle modalità di attivazione del servizio di guardia medica turistica, scusate, per la prossima stagione estiva, si è limitata a prendere atto della comunicazione resa dal dottore Vito Amato, rappresentante dell'azienda sanitaria provinciale. L'organismo infatti ha ritenuto che le guardie mediche turistiche, così come programmate, garantiscono un servizio minimale che dovrà essere modificato e migliorato attraverso un'attenta rimappatura del territorio dei comuni interessati. E questa mattina ha preso il via all'aeroporto di Comiso la protesta Ore sotto il sole, promossa da alcuni movimenti della città di Comiso e dai partiti politici. L'obiettivo è quello di tenere sotto i riflettori la questione aeroporto, ma intanto in attesa di risposte sono i manifestanti a rimanere sotto i raggi del sole. Ore sotto il sole per l'aeroporto di Comiso. Ha preso il via questa mattina presso lo spiazzale dello scalo Casmeneo la protesta promossa da diversi movimenti e partiti cittadini per protestare contro i ritardi dell'avvio dello scalo e per dare una spinta al governo nazionale e agli enti preposti. L'iniziativa, davvero unica e singolare, denominata appunto Ore sotto il sole, consisterà in un sit-in che si ripeteranno a distanza di una settimana, aumentando progressivamente il numero delle ore di permanenza sotto il sole. Un'azione che non vuole essere solo dimostrativa, ma che mira a mantenere alta l'attenzione per l'apertura dello scalo. E per le prossime settimane i promotori organizzeranno anche tornei di calcio balilla, calcetto o comunque altre iniziative per far riappropriare i cittadini di questo spazio. L'azione è simbolica, l'azione non è per prendere il sole come qualcuno aveva detto, ma per mantenere viva l'attenzione, desta l'attenzione su una problematica che stenta a risolversi. Meglio fare qualcosa che non fare nulla, meglio agire che lasciare o sentire delle persone che dicono tanto non concluderanno nulla, no, esserci e movimentare. Insomma, le forze politiche e sociali della città intendono riprendere la lotta iniziata dal deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo, che per 6 giorni ha attuato lo sciopero della fame, interrotto con la promessa da parte del ministro Passera di un incontro per cercare di dare qualche certezza in più all'apertura dello scalo. Ma considerato i silenzi che avvolgono l'aeroporto, le ore sotto il sole cogente durante quest'estate saranno davvero una dura prova. Intanto oggi è andata per fortuna bene con il sole che era attenuato da qualche nuvola. E ieri sera a Vittoria si è svolto il consiglio comunale dedicato al MUOS, il potente sistema di antenne militari in via di installazione a Niscemi. Vediamo com'è andata in questo servizio. Ancora alta l'attenzione sulla questione del MUOS, il potente sistema di antenne satellitari militari in via di installazione a Niscemi. A causa delle forti radiazioni che emette, può essere causa di danni alla salute dei cittadini e all'ambiente circostante. Le antenne infatti sono state impiantate al centro di un sito SIC di interesse comunitario, ovvero la Sughereta, un vero e proprio polmone verde a pochi chilometri da Niscemi. Ma non solo danni alla salute e all'ambiente, il MUOS infatti, come confermato anche da alcuni studi, potrà avere interferenze anche sulla navigazione aerea, visto che a pochi chilometri in linea d'aria ci sono sia l'aeroporto di Comiso sia l'aeroporto di Catania. Alla fine della seduta i consiglieri comunali hanno approvato una mozione per chiedere la sospensione dei lavori e la revoca delle autorizzazioni rilasciate dal governo nazionale e regionale alla Marina Militare Americana. E intanto prosegue l'azione dei comitati che stanno raccogliendo migliaia di firme da consegnare al presidente della regione Raffaele Lombardo, continuando nelle scuole e nelle piazze i momenti di divulgazione per sensibilizzare le popolazioni. E a Ragusa si è riunito questa sera il Consiglio Comunale, all'ordine del giorno c'è il rilancio della ferrovia Ibrea, presenti anche i rappresentanti del CUB Trasporti che hanno esteso l'invito a tutti i cittadini interessati. Impegni precisi e cadenzati da parte dell'amministrazione di Ragusa per il rilancio della ferrovia Iblea. È questo l'obiettivo che la CUB Trasporti intende raggiungere nella seduta di oggi del Consiglio Comunale, un incontro a cui parteciperanno anche i rappresentanti del sindacato che hanno esteso l'invito ai cittadini. Trasporto pendolari, treno barocco, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie, trasporto merci. Si parlerà di questo oggi pomeriggio a Palazzo dell'Aquila, ma non solo, si parlerà anche della mancata realizzazione di quanto dichiarato dal sindaco Di Pasquale a fine marzo in materia di trasporto studenti. Il primo cittadino si era infatti assunto la responsabilità di fornire ad una quota di studenti pendolari cittadini l'abbonamento su treno per recarsi a scuola a Modica e a Comiso e di mettere a disposizione dei bus navetta per il tratto stazione istituti per gli studenti degli altri comuni che ogni giorno arrivano a Ragusa. Ma nulla di concreto è stato fatto e la scuola, si sa, ormai è agli sgoccioli. Altro ritardo si registra poi sul fronte della Commissione Provinciale sulla mobilità,
varata il 29 marzo, ma ancora non operativa nonostante i proclami pronunciati in ogni occasione utile di essere prossima alla piena operatività. Niente di fatto, con il serio rischio che il progetto a questo punto non vedrà mai la luce. Insomma, temi scottanti non solo per il rilancio della ferrovia, ma anche per il futuro dell'intera provincia. L'appuntamento è oggi pomeriggio alle 18.30. E in arrivo per la provincia di Ragusa 16 milioni di euro che serviranno per gli impianti di depurazione. A sbloccarli il CIPE. Sbloccati dal CIPE nel corso dell'ultima seduta, i fondi per il superamento dell'infrazione comunitaria relativa agli impianti di depurazione e alle reti fognarie negli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti. Nella provincia di Ragusa arriveranno dunque circa 16 milioni di euro. Finalmente, afferma l'assessore provinciale Giovanni Scucces, delegato a presiedere la conferenza dei sindaci del presidente della provincia per l'ato idrico, raccogliamo i frutti di un proficuo lavoro che va avanti da anni e che oggi trova concretizzazione con atti deliberativi del CIPE e del Ministero dell'Ambiente. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra gli uffici del lato idrico e i comuni interessati. Con questo atto finalmente verranno sbloccati per la provincia di Ragusa circa 16 milioni di euro che serviranno a migliorare il sistema depurativo di Ragusa, Vittorio Scicli e Scoglitti, nonché completare la rete fognaria di quest'ultima. Poi, dopo la pubblicazione della delibera CIPE, la Regione firmerà l'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e si potrà dare il via alla realizzazione di queste opere tanto attese e necessarie per la tutela dell'ambiente e per le quali ho già avuto diversi contatti presso l'assessorato regionale. Nel frattempo si stanno accelerando le procedure per gli agglomerati inferiori ai 15.000 abitanti, per cui si prevede il finanziamento di altri 10 milioni di euro. E voltiamo pagina, potrebbero esserci disagi nei prossimi giorni a causa del fermo dei servizi di trasporto su gomma, indetto da Trasporto Unito dalla mezzanotte del 27 alla mezzanotte del 31 maggio. Anche Autotrasporto Siciliano ha aderito allo stop. Autotrasportatori fermi dal 28 maggio al 31, le associazioni AITRAS, AIAS, ASSIOTRAT, ASSIOTRASPORT e i trasportatori aderenti a Forza d'Urto aderiscono infatti al fermo dei servizi di trasporto su gomma indetto da Trasporto Unito. La decisione, si legge in un comunicato congiunto, è stata presa all'unanimità dopo un ampio dibattito avvenuto a Roma il 19 aprile scorso, dopo aver appreso che il governo nazionale e quello regionale non hanno prodotto nessun risultato positivo per la categoria dopo le promesse fatte durante il fermo di gennaio. Dunque la Sicilia si appresta a vivere un nuovo fermo a distanza di poche settimane da quello che per giorni ha paralizzato la regione. Uno stop che potrebbe peggiorare una situazione economica già sul filo di lana, preoccupazione infatti espressa da Assologistica per uno sciopero che definisce assolutamente irricevibile ed incomprensibile data la gravissima crisi economica e la forte sofferenza dei traffici commerciali domestici ed internazionali. E oggi, forse in pochi lo sanno, è la festa dell'autonomia siciliana, una ricorrenza che però spesso si riduce ad un giorno di festa solo per gli studenti. Sentiamo. L'ha voluta il governatore Lombardo 3 anni fa, serviva per ricordare ai siciliani per primi, ma anche al resto d'Italia, dire mondo sarebbe un eccesso di megalomania, la firma dello Statuto della Regione avvenuta il 15 maggio 1946. Stiamo parlando della festa dell'autonomia siciliana che si celebra oggi nella nostra regione. Peccato però che a distanza di 3 anni molti non sappiano ancora cosa sia, tranne gli studenti per i quali oggi è giorno di vacanza. Per la verità, per la maggior parte di loro si tratta del secondo giorno di vacanza dopo il ponte di ieri, ma questa è l'Italia, ops, la Sicilia. La ricorrenza è stata pensata per celebrare simbolicamente la natura autonomistica della regione siciliana. Una festa, ha detto lo stesso governatore, che non dovrà essere solo una giornata di vacanza, ma poi per chi, verrebbe da chiedergli, visto che a fare vacanza sono solamente gli studenti e i dipendenti della regione. Ma l'occasione, continua Lombardo, per approfondire una realtà giuridica, istituzionale e storica di cui purtroppo i siciliani spesso si dimenticano. Insomma, il 15 maggio per la Sicilia, come il 17 marzo per l'Italia, almeno come pregnanza storica, come data su cui riflettere, un ragionamento che in teoria parrebbe condivisibile, peccato che, come dicevamo, molti siciliani neanche sanno di cosa si tratti. Per la maggior parte di loro oggi è un giorno come un altro, un martedì qualunque di ogni settimana qualunque. Perché allora per l'anno prossimo non organizzare un'adeguata campagna informativa ed educativa? Perché non organizzare incontri, convegni a cui la gente possa partecipare per rinfrescare quel che resta della storia studiata a scuola, per far rivivere o meglio far nascere un sentimento di vera e sincera appartenenza alla propria terra? Solo sensibilizzando la gente, infatti, all'importanza di questa data si potrà parlare di festa per la Sicilia. Fino ad allora, il 15 maggio, ci dispiace governatore, sarà solo un giorno qualunque.
E per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete seguirci anche sul nostro sito freetv1.it, sulla nostra pagina Facebook, Free TV Comiso. Vi auguro un buon proseguimento.